Bene, cari amici, allora leggiamo e commentiamo il messaggio della Regina della Pace di ieri 25 febbraio 2016, dato attraverso la Vicente Maria. Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito tutti alla conversione. Figlioli, amate poco, pregate ancora meno. Siete persi e non sapete qual è il vostro scopo. Prendete la croce, guardate Gesù e seguitelo. Lui si dona a voi fino alla morte in croce, perché vi ama, figlioli. Vi invito a ritornare alla preghiera del cuore, perché nella preghiera possiate trovare la speranza e il senso della vostra esistenza. Io sono con voi e prego per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Come vedete, cari amici, è un messaggio che è un ammonimento, un richiamo, e ci ricorda che siamo nel tempo di grazia della Quaresima, durante il quale tutti siamo chiamati a fare un cammino di conversione, di cambiamento di vita, uscire da una vita di peccato, da una vita di tepidezza, da una vita in cui abbiamo perso il contatto con Dio, decidersi per la conversione, decidersi per una vita nuova, e quindi in questa luce vedere anche la confessione pasquale come momento per dare una svolta alla nostra vita, e se siamo sulla strada sbagliata, tornare indietro, lasciare la via della rovina, prendere la via della salvezza. La conversione, cari amici, è l'impegno per tutta la vita. Facciamo un esame di coscienza su a che punto siamo del cammino. La Madonna ci dice come lei ci vede, e credo che forse pochi non si meritano questo rimprovero materno, ovviamente. Figlioli, amate poco, pregate ancora meno. Anzi, cari amici, meno preghiamo, meno amiamo. È nella preghiera, è con la preghiera che noi cerchiamo Dio, perché abbiamo bisogno del suo amore. È nella preghiera che noi ci nutriamo di Dio, e poi è la preghiera che ci spinge verso il prossimo che ha bisogno. Ecco, cari amici, i due punti dove siamo deficitari, dove siamo indietro, e sono due verbi, due imperativi, e cioè amate e pregate. Amate poco, pregate ancora meno. E qui dobbiamo fare l'esame di coscienza. E poi, cari amici, la Madonna ci sta facendo una diagnosi di com'è la realtà, insomma, noi che abbiamo bisogno di tante statistiche. Anche se poi le statistiche ci dicono che è proprio così. E cioè, che oggi gran parte dei cristiani perdono la fede. Perdono la fede perché non pregano. E perché vivono nel peccato. E perché invece di convertirsi e di cambiare la propria vita, puntano il dito su quella degli altri. Siete persi, vi siete persi. È come uno che perde la strada, non sa più dove va nella giungla e va avanti a caso. La Madonna qualche tempo fa ha detto: non sapete neanche chi siete. Non sapete chi siete, da dove venite, dove andate, vi siete persi. E non sapete qual è il vostro scopo, non sapete qual è il fine della vita. Non sapete qual è la cosa più importante della vita, che è raggiungere il paradiso, che raggiungere Dio, cioè il tempo della vita, il tempo in cui ci si decide per Dio, in cui si cerca Dio, in cui ci si apre a Dio, in cui si ama Dio, in cui si serve Dio. Cioè Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo soprattutto nei fratelli, servirlo, aiutando gli altri a trovare la strada. Questo è lo scopo della vita, ma noi l'abbiamo smarrito, anzi, siamo pronti a tradire ciò che ci è più caro, cioè Gesù e la sua parola e la sua volontà, per le cose effimere che passano, per un pugno di polvere, per un piacere passeggero, per una gloria passeggera, per qualcosa che oggi sembra dolce, ma domani sarà amaro. Ricordiamoci delle semplici parole del Catechismo: Dio ci ha creato per che cosa?
per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita, servirlo, non servirci di lui, servirlo in questa vita per goderlo per sempre nell'altro in paradiso. Sentite, cari amici, che espressioni. La madre ci rivolge: figlioli, amate poco, pregate ancora di meno. Siete persi e non sapete qual è il vostro scopo. La descrizione di gente che ha sbandato, di gente che ha fatto un naufragio, di gente che è sbattuto qua e là nelle onde del mare e che può finire sfracellata sugli scogli da un momento all'altro. Amate poco, pregate ancora di meno, siete persi. Avete fatto un naufragio e non sapete qual è il vostro scopo. Allora, che fare, cari amici? Che fare? Prendete la croce, guardate Gesù e seguitelo. Cioè, prendete la croce della vita, non andate a cercare le false gioie, le false luci, le droghe di ogni genere e specie, i falsi cibi che non sfamano, le false bevande che non dissetano, quelli di cui Gesù ha detto: chi beve di quest'acqua avrà ancora sete. No, prendete la croce cioè la fatica della vita, la fatica della fedeltà, la fatica della moralità, la fatica della bontà, la fatica della generosità, la fatica della donazione di sé. Prendete la croce e guardate a Gesù, perché, cari amici, ciò che ci fa scattare e ci fa cambiare strada non è, cioè, proprio Gesù. Cioè, se Gesù, noi quando siamo persi perché seguiamo il fantasma del principe di questo mondo, il menzognero che la velenosa serpe ci attira sulla via della rovina, noi, cari amici, dobbiamo guardare Gesù, prendendo la fatica del vivere e seguendolo con amore, riprendendo ogni giorno il cammino, rialzandoci ogni volta che cadiamo, senza paura, chiedendo la sua infinita misericordia di sostenerci. Guardiamo Gesù in questo tempo di passione, guardiamo Gesù, cari amici, come ha vissuto la sua passione, e cioè Gesù arrestato, giudicato, demonizzato, nel senso di che ne hanno fatto di lui un infame, un assassino, un nemico del genere umano, e poi le sue sofferenze fisiche, gli schiaffi, gli sputi, l'incoronazione di spine, i flagelli, la croce pesantissima, i chiodi. Tutto questo ha portato su di sé per nostro amore, mentre noi, cari amici, non siamo capaci di sopportare qualche persecuzione, qualche ingiuria, qualche privazione per lui. Rileggiamo queste parole, cari amici, imprimiamole nel cuore. Prendete la croce, guardate a Gesù, seguitelo. Lui si dona a voi fino alla morte, in croce perché vi ama. Cari amici, qual è il primo passo da fare? È quello di riprendere la preghiera del cuore. Mettiamoci davanti alla croce e apriamo il cuore a Gesù crocifisso. Figlioli, vi invito a ritornare alla preghiera del cuore, perché nella preghiera possiate trovare la speranza e il senso della vostra esistenza, cari amici. È solo nella preghiera dove troviamo Dio che ci illumina, che noi riusciamo a capire chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, che riusciamo a dare uno scopo alla vita, un impegno alla vita, una pienezza alla vita. E possiamo gustare e anche scoprire la bellezza e la grandezza della vita nella preghiera, però fatta col cuore, non solo con le labbra. Figlioli, vi invito a ritornare alla preghiera del cuore, perché nella preghiera possiate trovare la speranza e il senso della vostra esistenza. Io sono con voi e prego per voi. Questa è la grande grazia del nostro tempo, che ormai dura da 35 anni, ormai quasi, e cioè la presenza di Maria che ci accompagna, che ci illumina, che ci istruisce. Che cosa vogliamo di più? Ma scrivere una persona, sono una cinquantenne delusa dalla Chiesa. Dico, volevo rispondere, scusi, ma lei non sa che da quasi, non da 50 anni, ma da 35 anni qui la Madonna. Cosa ha fatto in questi 35 anni lei? Quando la Madonna ci ha chiamato alla conversione da 35 anni, cosa ha fatto lei? Io sono con voi e prego per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Non diamo la colpa agli altri,
mea culpa, mea massima culpa. Se non ci siamo convertiti, se abbiamo perso la fede, la colpa è solo nostra. Vediamo di nuovo il messaggio della regia della pace. Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito tutti alla conversione. Figlioli, amate poco, pregate ancora meno. Siete persi e non sapete qual è il vostro scopo. Prendete la croce, guardate Gesù e seguitelo. Lui si dona a voi fino alla morte in croce perché vi ama. Figlioli, vi invito a ritornare alla preghiera del cuore, perché nella preghiera possiate trovare la speranza e il senso della vostra esistenza. Io sono con voi e prego per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata, cari amici. Grazie alla Madonna per questa immensa grazia della sua presenza, della sua pazienza, della sua materna bontà, della sua misericordia, del fatto che lei ci asciuga le lacrime dagli occhi, ci dà la forza, ci dà il coraggio. E nessuna generazione ha avuto questa grande grazia d'avere la Madonna come qui, ogni giorno come madre, come maestra, che ha prolungato, ottenuto da Dio di prolungare la sua presenza perché tutti si salvino. Cari amici, c'è ancora qualche tempo per arrivare alla Pasqua. Arriviamo alla Pasqua facendo maturare la decisione